È lecito in giorno di sabato dare la vita o sopprimerla? È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Così domanda Gesù agli scribi e farisei in un giorno di sabato nella sinagoga prima di compiere il miracolo, salvando un uomo storpio. E questa passione per l'uomo, questa dedizione all'umanità sofferente, all'umanità, alla mia umanità fragile, questa passione di Dio per me, per ciascuno di noi, questa dedizione che non ha tempo, che non può essere regolata dentro lo scandire del tempo, ma è una passione infinita, eterna, un amore infinito e misericordiosamente eterno. E questa carità la ritroviamo oggi nella grande santa che la Chiesa celebra, diremmo quasi una santa dei nostri giorni, Madre Teresa di Calcutta, questa piccola donna in tutta la sua vita travagliata che trova il compimento di se stessa nella dedizione ai più poveri. Una dedizione ai più poveri che conosciamo bene tutti, quella di Madre Teresa, che ha indubitabilmente la sua sorgente e la sua potenza, la sua forza e la possibilità di rimanere dentro il tempo nell'amore a Cristo e alla Vergine Maria. Sappiamo tutti che cosa ha compiuto Madre Teresa, ma la possibilità di compiere ciò che lei ha compiuto veniva a lei dalle tantissime ore di adorazione davanti al Santissimo. Faceva circa 4 ore di adorazione davanti al Santissimo tutti i giorni. E da questa dedizione al cuore immacolato di Maria. Allora, oggi che celebriamo questa grande santa, chiedendo al Signore di poter vivere la carità verso i nostri fratelli, che ha come sorgente la carità di Dio per me. Questo Madre Teresa l'aveva capito benissimo, l'aveva intuito dentro tutte le sue vicende, e per questo non poteva fare altro che rimettersi in ginocchio ogni giorno davanti a quella carità che è Cristo, che è infinita, che è eterna, che non ha tempo, che si gioca anche il giorno di sabato, che si gioca per la mia fragilità, per la mia pochezza, che Madre Teresa possa intercedere per noi, perché la carità di Dio possa sempre incontrare il riconoscimento del nostro cuore. Pax et bonum a tutti.